Nella terza giornata del girone ovest partiamo nel successo di Biella Rieti grazie ad una prova corale ed attenta in cui il maggior cinismo dei piemontesi emerge quando i reatini riescono a cogliere il pari a 4 minuti dalla fine. Il solito Ferguson esagera con 6 su 11 dall'arco per 23 punti totali, mentre decisivo è l'apporto di uno sgobba da 20 punti con gli occhi dei tifosi sabini che invece brillano per un'altra sontuosa prova di Hurst da 28 punti, 8 rimbalzi e 4 assist che comunque non basta per la vittoria. Una partita in meno comunque per Rieti, come per quella latina che vince a Napoli grazie ad un roccioso ultimo quarto e ad un importante strapotere a rimbalzo. Carter giganteggia tra i partenopei con 28 punti, ma Raymond e Saccaggi danno ai pontini i primi 2 punti stagionali. Dalla Campania voliamo in Sardegna, dove Cagliari coglie un'altra vittoria al Palapirasso superando in volata Legnano. Doppia doppia per uno Stephens pessimo dalla lunetta ma che segna il canestro decisivo, con i Knights che ottengono dal solito Raivio 23 punti e 10 rimbalzi ma sparacchiano malamente al perimetro e con Tomasini non sfruttano un tiro della vittoria. Rimaniamo sulle isole, sponda Sicilia, per il rotondo successo di Trapani su Siena in un match dominato dai Granata e che forti dell'8 su 12 da 3 di Jefferson per 28 punti totali potrebbero aver trovato un degno erede di Mace, oltre che piazzarsi tra i nostri top di giornata. Un flop senza appello invece per Siena, al secondo KO su 2 trasferte, al pari di una Treviglio ancora a secco di punti che cade rovinosamente anche ad Agrigento. La truppa di Ciani registra tutto lo starting five in doppia cifra, controlla il match senza troppi patemi ed esulta per un Cannon sempre più uomo copertina. Per i Lombardi si segnala un Vosquil che stenta a decollare, registrando finora dal perimetro, la specialità della casa, un 30% non sufficiente a dare a Treviglio i primi 2 punti in stagione. È il turno delle capoliste. Casale Monferrato supera di misura una Reggio Calabria che ancora una volta ribalta il match nell'ultimo quarto ma poi con Passera sbaglia il tiro della vittoria. 22 punti di un continuo Sanders per i piemontesi tra i nostri top di settimana e lontani parenti di quelli che all'inizio della scorsa stagione registrarono ben 5 KO di fila. E sempre dal Piemonte viene l'altra capolista Tortona che supera l'Eurobasket Roma in uno degli anticipi del sabato sera. Tutto lo starting five dei Leoni va in doppia cifra con Spangaro e Radonic essenziali nei momenti topici del match. Deludono i romani, ma a dire il vero delude la città di Roma, che tra Eurobasket e Virtus ha colto finora un solo successo su 6 match, quello dei bianco-blu contro una malconcia Napoli. E se la società di Via dell'Arcadia paga la serata no al tiro pesante di Deloach, i già campioni d'Italia cadono anche contro Scafati, registrando il terzo KO in altrettanti match. Non bastano i 29 punti di Roberts, con Sherrod e Miles a seminare il panico nell'area capitolina. E quando Roma mette la testa avanti nel punteggio nell'ultimo quarto, le triple delle forze tricolori dei campani scavano il solco decisivo. Tante perse per Roma ed un'entità ancora da trovare, con una classifica al momento spietata che la vede sul fondo della classifica con Treviglio e Napoli. Testa della graduatoria tutta piemontese con Tortone Junior Casale e il resto delle squadre livellate tra 4 e 2 punti. Prossimo turno in cui spiccano Tortone Agrigento del testa coda Treviglio Casale Monferrato. Destano interesse un affascinante Legnano Biella ed un Eurobasket Scafati con i padroni di casa chiamati ad una reazione obbligata, mentre per la Virtus Roma c'è l'ostico impegno di Trapani. Tra gli antici del sabato anche una Siena-Napoli tra squadre finora sottotono, anche se ciascuna per motivi diversi.